sono un'insegnante, sono Virginia Guarneri, insegno all'Istituto Professionale Oriani Mazzini a Milano, una scuola di frontiera che raccoglie un'utenza un po' fragile. Abbiamo iniziato questo progetto con ActionAid. L'anno scorso hanno appena conosciuto gli operatori, poi siamo andati in lockdown, per cui non abbiamo più fatto niente. Quest'anno invece gli incontri sono stati numerosi. Sono stati due anni difficili che hanno segnato i nostri studenti. Ci sono stati parecchi abbandoni. Ci fa soffrire perché sei arrivato qua, vai avanti. No, prof, non ce la faccio più, mi cerco un lavoro. Che cosa farai? Boh, mi cerco un lavoro, ma sai già, ma non lo so, mio zio. Vago. Non c'è nessuno dietro, c'è solo la scuola che ha un rapporto educativo e di partecipazione. Quest'anno hanno fatto molta fatica. Se i ragazzi a un certo punto decidono che se ne vanno, se ne vanno. Per questo sarebbe importante qualsiasi cosa che possa aiutarli a trovare un senso nella loro crescita. La crescita è fatica, questi ragazzi fanno fatica sicuramente, la scuola da sola non ce la fa. I nostri studenti hanno bisogno che qualcuno si occupi di loro, che si prenda cura di loro. Devono in qualche modo sentire, credo, che qualcuno investe su di loro, sulla loro crescita, sulla loro formazione, sulla loro persona. Nella DAD questo non è possibile. Certo, io magari il pomeriggio provo a mandare un messaggio al mio studente, vogliamo parlare un attimo? No, prof, preferisco di no, punto. Certo che se io lo prendo nel corridoio è un'altra cosa, e questo è stato sicuramente una causa di abbandono. L'unica sponda che avevano, che era la scuola, è crollata e loro sono crollati.